Ci troviamo in piazza Giuseppe De Montis, dedicata a un carabiniere di San Luristato che nel 1980 fu vittima di un agguato per un misero bottino di 12 milioni di lire. Sono Ivan Tonini e questa è Stein, la storia di San Luristato. Mi chiamo Schiavo Guido. Sono Clementina De Rossi. Mi chiamo Tonini Vannino. Oramai i terreni sono stati riscattati dai figli dei primi coloni. È la fine degli anni 70 e i terreni incominciano ad essere più produttivi grazie all'apporto di sostanza organica, degli allevamenti che sempre in maniera più importante sono presenti a San Luristato e alle varie pratiche agronomiche e grazie anche ai nuovi mezzi meccanici di supporto agli agricoltori. Per concludere questo quarto episodio, oggi daremo voce a quella che è un po' la mia generazione, i ragazzi degli anni 70 e 80. Qualcuno ha continuato a portare avanti l'azienda di famiglia e altri invece hanno trovato alternative anche fuori da San Luristato, portandosi pur sempre nel cuore questo luogo. Partiamo subito con Cristian Mazzeu. Mi viene da sorridere perché è mio cugino, è un mio coetaneo e con lui ho vissuto la mia infanzia. Siamo al Podere Monfalcone. Monfalcone è un comune che si trova in provincia di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia. Noto alle cronache della prima guerra perché investito più volte dalle dure battaglie dell'Isonzo. Reso celebre quando gli ingegneri austriaci, per rendere difficoltosa l'avanzata degli italiani, inondarono il territorio di Monfalcone, rendendolo un acquitrino. Partiamo subito con Cristian Mazzeu. Sono Cristian Mazzeu, faccio parte della seconda generazione, nata e cresciuta qua a San Luristato. Conduco un'azienda agricola situata qua a San Luristato, dove produciamo coltivazioni cerealicole e foraggere. Lavoriamo per le centrali di biomassa, ho anche un maneggio e un allevamento di equini. E ho rilevato questa mia azienda agricola da mio padre, che anche lui a sua volta l'ha rilevata da parte di mio nonno. Ecco. Mio nonno è venuto qui fine degli anni 50 come mezzadro, si lavorava con la Nazionale Combattenti. Poi mio padre ha riscattato i terreni intorno agli anni 70. Una delle particolarità di San Luristato è il modo di vivere la campagna. Mentre nel resto della Sardegna si ha una realtà contadina dove si lavora nella campagna e poi si rientra nel paese la sera. A San Luristato invece, essendoci dei poderi con le case e anche le stalle degli animali, ecco, praticamente non si abbandona mai il posto dove sei, ecco, e quindi è un modo diverso di vivere la campagna rispetto a altre zone della Sardegna. Anche la vita, diciamo, di infanzia fino ai 10 anni è stata un po' diversa magari da quella realtà che potrebbe essere quella paesana. C'era più distanza tra, ecco, l'amichetto
un altro, però ci si incontrava lo stesso. Il paese più vicino, diciamo, dista circa 10 km. Abbiamo Villa Cidro, San Gavino, San Luri, San Massiche. Mi ricordo nel periodo adolescenziale si usciva prevalentemente nella piazza qua Struvina. Si facevano i balli familiari, si organizzava negli stabili dell'ex ONC. Una cosa semplice, ognuno portava, insomma, dei dolci, chi portava roba da bere. Si facevano prevalentemente per carnevale, si metteva la musica e niente, ci si divertiva così con poco, ecco. Servizi pubblici che prima c'erano, sono scomparsi un po' per il calo demografico. La scuola, io ho fatto la scuola dell'infanzia e la scuola elementare qua a San Oristato. Ricordo c'era la posta, c'era anche la stazione ferroviaria che era un importante collegamento, insomma, con gli altri paesi. C'erano anche delle piccole botteghe alimentari. Restiamo in famiglia, non un cugino ma un fratello. Ascoltiamo la storia di Danilo Tonini. Mi chiamo Danilo Tonini, ho 45 anni, sono nato e cresciuto a San Oristato. La mia infanzia è stata costruita in campagna, dunque ho lavorato sempre nell'azienda di famiglia sino all'età di 25 anni. Avevamo un importante allevamento di vacche da latte, che poi è stata convertita in vacche da carne. Cercavo comunque qualche lavoro alternativo, qualcosa per incrementare il reddito, per potermi costruire anch'io una famiglia, una casa, sempre qui a San Oristato, perché sono molto attaccato a queste terre. Così ho incominciato a intraprendere questo mio percorso che mi ha portato qui, dove sono oggi. Insieme ai miei collaboratori siamo riusciti a costituire un'azienda, a comporre un'azienda di 15 persone che si chiama la Tonini Team SRL, e ad oggi possiamo dire che probabilmente siamo l'azienda leader nel settore della cartellonistica in Sardegna. Ci alzavamo alle 7 del mattino per andare a scuola, passava questo pulmino giallo. Mi ricordo che c'era l'autista che apriva la porta con uno spago perché era tutto rotto, si vedeva addirittura la terra che passava sotto perché c'era il fondo del pulmino che era tutto rotto. Il discorso delle strade è molto importante, e molto importante anche la manutenzione, perché ormai dopo 25 anni necessitano di una continua manutenzione. Dunque è importantissimo, per dare continuità allo sviluppo del territorio, mantenere le strade efficienti. Come le strade, anche tante altre opere che potrebbero essere utili alla popolazione nuova che sta nascendo, perché anch'io ho due figlie e mi piacerebbe che loro in questo territorio trovassero degli spazi anche sportivi. Sarebbe bello raccogliere tutta l'attrezzatura agricola antica e dare la possibilità agli agricoltori che hanno in possesso questa attrezzatura che apparteneva alle generazioni più vecchie, a metterle magari in un museo tutti insieme e creare anche un'attrazione turistica maggiore che valorizzi l'attività del posto. Un altro ragazzo di San Luristato, discendente delle famiglie sarde che hanno colonizzato San Luristato, è Antonio Farina, del Podere Isonzo. L'Isonzo è un fiume che sorge nelle Alpi Giulie e percorre il Friuli per 140 km fino a sfociare nel Mar Adriatico. Famoso per le 12 battaglie dell'Isonzo, meglio conosciuto per la 12ª battaglia, più nota come la disfatta di Caporetto. Mi chiamo Antonio Farina, sono nato a San Gavino Monreale il 18/01/86 e sono di San Luristato. Faccio parte della seconda generazione, dell'ultima parte della seconda generazione di coloro che si sono insediati qua a San Luristato. E la famiglia di mio padre veniva da Nughe du San Nicolò, in provincia di Sassari. Loro arrivarono qui nel 1960 grazie al suggerimento di persone che abitavano già qui. In sostanza, per esempio, i Solinas, che abitavano presso il Podere Pasubio, avevano convinto i miei nonni a venire da Nughe du San Nicolò qui in Campidano, perché a loro dire, appunto, c'erano delle opportunità di crescita notevoli che invece al loro paese
non erano così chiare, comunque il futuro non era così roseo come poteva esserci con delle distese pianeggianti come quelle presenti qua a San Luristato. Quindi sono arrivati nel 1960 e poi pian piano hanno inizialmente come mezzadri insieme ai figli hanno portato avanti poi l'azienda di famiglia, che poi quando è stata dismessa l'Opera Nazionale Combattenti hanno riscattato quelli che erano appunto i terreni demaniali e sono diventati proprietari appunto dei fondi. Quindi da questo punto di vista c'è una tradizione di tipo agricola che io ho sempre vissuto fin da piccolo, diciamo già dall'età di 7-8 anni andavo ad aiutare mio padre in azienda con il bestiame. Io ho potuto frequentare le scuole qua a San Luristato presso la vecchia struttura dello stabilimento Vittorio Emanuele e poi dopo le scuole sono state chiuse, ma sono contento di aver frequentato appunto le scuole qua. Avevo con me maestra, ad esempio maestra Giannella, che saluto, che è anche la madre del nostro sindaco. Devo dire che è stata un'esperienza molto bella quella di aver fatto le scuole qua, perché sono quel momento in cui vi era davvero una comunità, sia dal punto di vista appunto scolastico che dal punto di vista proprio di tutte quelle dinamiche poi collaterali, il catechismo, quei momenti anche di aggregazione sociale. Per esempio si andava presso la saletta del cinema, andavamo ad esempio a festeggiare il carnevale. Ad esempio qua aveva una tradizione consolidata dove si iniziava ad esempio a festeggiare già subito dalla Befana e poi da quel momento in poi a cadenza settimanale si festeggiava e si stava tutti insieme. Pian piano poi con la chiusura delle scuole tutto questo è andato purtroppo a scemare. Ricordo che noi da piccolini insieme appunto a tutti gli altri siamo andati persino a protestare con i nostri genitori davanti al consiglio regionale. Mi ricordo all'epoca c'era il ministro Rosarusso Iervolino dell'istruzione che aveva portato avanti una politica di dimensionamento scolastico e quindi che prevedeva anche la chiusura del nostro plesso scolastico, e noi eravamo andati lì a manifestare contro la chiusura che poi dopo qualche anno purtroppo è comunque avvenuta per questioni numeriche. Una delle cose che più mi dispiacciono per quanto concerne la nostra comunità è il fatto che per varie ragioni non siamo usciti a conservare pienamente quello che era il nostro patrimonio storico e culturale. Sarebbe bene appunto che ci sia consapevolezza in questo senso. Molti documenti sono andati perduti, documenti che erano anche presenti qua a San Luristato che poi non sono stati magari valorizzati, non gli è stata data l'opportunità di poter essere catalogati e scelti in un determinato modo per poi essere fruibili anche ai posteri. E io sono convinto che San Luristato abbia tante opportunità per poter riscrivere anche una storia non soltanto di ciò che è stato ma anche di ciò che sarà. E da questo punto di vista però ci vorrebbe maggior coesione sociale e soprattutto una presa di coscienza su quelle che possono essere realmente le linee di sviluppo sulle quali poter scommettere e poter investire. Silvio Casta, figlio di un'altra famiglia di coloni sardi. Sono Silvio Casta, nato a San Luristato il 30 marzo del 1971. Sono probabilmente tra gli ultimi nati, se non l'ultimo nato nel proprio podere, figlio di coloni. Ho abitato a San Luristato fino a 17 anni fa. Adesso vivo a San Massi. Io personalmente preferisco la campagna. Poi San Luristato è una campagna particolare, secondo me. Non è la stessa cosa delle campagne dei paesi, perché a San Luristato ci si vive. La casa di uno di San Luristato è tutto il podere. Mi ricordo una cosa particolare, che all'epoca mia mamma non capitava spesso, però col trattore guidava lei, caricava me, a miei cugini un po' più grandi, a mia zia. Passava anche in alcune fattorie, prendeva le altre mamme con i bambini a seguito e si andava alla crivella a lavare la roba. Questa è una cosa che ricordo, è un ricordo molto bello per me. Mentre loro lavavano la roba, noi bambini gironzolavamo l'intorno e giocavamo l'intorno. Mi ricordo che si andava da Farina e poi da Montigi. Infatti giocavamo con Francesco Montigi. Poi crescendo ci si incontrava.
la meta era Strovina o San Michele per noi. San Michele c'era il bar, lì c'era la signora Raffaella, mi ricordo ancora, e ci si comprava le cose lì. Allora, una cosa che abbiamo noi di Salurisato è un'attenzione particolare verso gli animali rispetto, diciamo, ai ragazzi dei paesi, che magari non hanno vissuto a stretto contatto con gli animali come noi. Complimenti a Ivan e a Luca. Una bella cosa questa. Bravi, eh? Sono fratello e sorella e sono figli di Adriano Carlotto, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare nel terzo episodio. Daniele ha continuato a lavorare nell'azienda di famiglia, mentre Tiziana ha avviato un'attività imprenditoriale fuori da San Luristato, ma vive ed è voluta ritornare con la sua famiglia a San Luristato. Sentiamo prima Tiziana e poi Daniele. Sono Tiziana Carlotto, sono nata anche io a San Luristato, ho 45 anni, che io faccio parte di questa piccola comunità di veneti del passato che oramai sono miscelati con i sardi, giustamente ci definiamo anche sardi perché così siamo. Ho passato tutta la mia infanzia qui, proprio in questa zona, nella fattoria di famiglia, che è la fattoria Imballaggi. Dopodiché ci si è spostati un pochino nella crescita, un po' per il lavoro, un po' per esperienze di gioventù. Dopodiché ho deciso nuovamente di tornare qui perché alla fine tramite un po' il lavoro, un po' il senso d'appartenenza che alla fine San Luristato, anche se in tanti dicono è una piccolissima comunità, ci sono tanti disagi e tante pecche, però alla fine in ogni caso è una comunità che ti rimane nel cuore. Una delle tante pecche che possono esserci sono sicuramente i disagi delle strade. Essendo periferia di San Luri, giustamente alla fine qua arriva tutto secondariamente. Lo stato d'abbandono, che è un pochino triste quando vedi alla fine anche i vari stabili che sono in fase di crollo, proprio un puro stato d'abbandono. Sarebbe bello che venisse recuperato appunto una parte di storia di San Luristato, che penso che sia parte di non solo San Luristato, ma parte di San Luri, perché alla fine è una parte del paese, comunque sia qualcosa di importante che può essere appunto recuperato. E oltre a questo potrebbe mancare un centro di aggregazione per i bimbi, che anche se sono pochi, magari coprire diverse fasce di età e cercare di raggruppare un pochino tutti, dal momento che in questi anni vige la tecnologia e già questo tende un pochino ad isolare, magari potrebbe essere una buona opportunità per riconoscersi un'altra volta. Per quanto riguarda il mio lavoro, io mi occupo di ristorazione barra bar, questo è il mio lavoro insieme al mio compagno. Abbiamo un'attività dal 2012 e a giorni apriremo una nuova attività a San Luri all'interno del Parco Culturale degli Scolotti. Rievocando i vecchi ricordi, ci tenevo a puntualizzare il fatto che anch'io in piccolo ho vissuto quel senso di aggregazione di un tempo che non poteva essere sicuramente come gli anni 40-50, però in piccolo, anch'io essendo cresciuta nell'azienda di famiglia, nella fattoria Imballaggi, ho vissuto in piccolo questo senso di famiglia allargata, nel senso che alla fine si stava tutti assieme, si viveva con i nonni, i cugini, insomma, in piccolo, ma anche io ho vissuto quello che in realtà era i vecchi tempi agli esordi della nascita di San Luristato. Sono Daniele Carlotto, sono nato 18 aprile 1982 e mi occupo dell'azienda agricola di famiglia. Coltivo mais, erba medica e foraggere in generale. Quando ero bambino, diciamo, si andava a scuola, passava un pulmino tutto sgangherato. Mi ricordo che c'erano delle strade bianche con delle buche talmente profonde che era impossibile transitare, diciamo. Addirittura il pulmino aveva il fondo che era mezzo marcio, diciamo. E come guardavi anche il fondo, si vedeva la strada. Quando passavamo nelle pozzane,
sangue, schizzava dell'acqua dentro. Dopo anni state fatte delle manifestazioni con i trattori a San Luri per cercare di farci queste strade, asfaltarle, diciamo, perché erano impercorribili. Oggi, dopo 25 anni, necessitano di fare manutenzione per non ritornare al passato. Per giocare ci riunivamo tutti amici dei poderi vicini. Siamo molto lontani dai paesi e quindi ci dovevamo, per andare in giro, ci dovevamo arrangiare o in bicicletta o in motorino, se no ci dovevamo far portare dai nostri genitori. Qui a San Luristato sentiamo forte il senso di appartenenza a questo luogo. Ho deciso di continuare a vivere qua a San Luristato, ho costruito casa e ho messo su famiglia. Lui è mio figlio. Sono Gioele Carlotto, ho 7 anni. Mi piace vivere a San Luristato qua in campagna. Mi piace nuotare e voglio continuare a fare quello che fa papà. Ciao a tutti, sono Alberto Urpi, da ieri ho 46 anni, svolgo la funzione di cui vado orgogliosissimo di sindaco di San Luri e di neoeletto in consiglio regionale. Due ruoli importantissimi che sono orgoglioso, insomma, della benevolenza dei miei concittadini che mi danno questa opportunità di svolgere questi ruoli e di rappresentarli. Per me San Luri Stato rappresenta un pezzo di cuore, perché mia madre ha fatto per 30 anni la maestra lì alle scuole elementari e perché per comodità di passaggio a scuola io stesso ho fatto le elementari a San Luri Stato. E devo dire che per me è un punto di forza per quello che è stata la mia vita e per quello che è la mia vita, perché ho la fortuna di far parte della comunità di San Luri Stato, dei ragazzi della mia età, di essere cresciuto insieme a loro, e questo mi ha dato tante forze, tanti insegnamenti poi per quanto riguarda il mio proseguo di vita, anche per quanto riguarda il valore dell'amicizia, che a San Luri Stato ho sempre invidiato per come i ragazzi sono cresciuti, sono ancora amici fin dall'infanzia, fin dalle elementari. E oggi da sindaco provo con fatica, con difficoltà, provo a restituire quello che San Luri Stato mi ha dato. È una borgata che ha tanti punti di forza ma anche tante difficoltà, che si tratta di case sparse, perché le strade sono utilizzate come strade anche di penetrazione agricola, perché ci sono diversi problemi. Allora noi cerco come sindaco di dare una mano per la risoluzione di quei problemi. Le difficoltà sono tante, però anche il nostro impegno è moltissimo. Lo facciamo nell'area urbana, lo facciamo nel ristrutturare le vecchie scuole che oggi sono a servizio dell'associazione delle famiglie, lo facciamo per i campi sportivi, lo facciamo per la chiesa che abbiamo riaperto e ristrutturato. L'impegno è tanto, c'è tantissimo da fare, ma devo dire che la popolazione di San Luri Stato ci dà tanti consigli, tanti spunti, e lo fa anche con pazienza, con forza, con la testa alta, ma con pazienza, e di questo li ringrazio. Io posso dire che il nostro impegno nei confronti della borgata sarà incessante. Se abbiamo fatto qualcosa di buono non ci fermiamo, se qualcosa non l'abbiamo fatta cercheremo di farla adesso. Questo è un impegno che prendiamo perché siamo convinti che avere il nostro comune, una borgata come San Luri Stato, sia un valore, e lo è per me personalmente, ma lo è per tutta la comunità di San Luri, il fatto che ci sia una borgata così viva e culturalmente forte, con una storia così importante. Quindi il nostro impegno è anche San Luri Stato, ci dobbiamo dedicare a San Luri Stato e ai suoi abitanti. Tra gli impegni che mettiamo in campo, il primo è quello dell'ascolto. Tramite Ivan e tramite Luca sono già pervenute delle proposte che riguardano e riguarderanno San Luri Stato. Tante idee di innovazione, di digitalizzazione, di valorizzazione della storia, della cultura, della borgata, che sono pronto ad ascoltare, pronto ad aiutare e a facilitare nella loro realizzazione. Per questo ringrazio Spazio IT, ringrazio Disegni di Bidda, perché invertono il paradigma che si passa dalla protesta alla proposta, si passa dalla contestazione all'avere delle idee, ed è quello di cui abbiamo bisogno tutti, non solo San Luri Stato. E quindi ringrazio chi, in questo caso di San Luri Stato, sta promuovendo la storia della borgata per darle un futuro. Parlare della borgata vuol dire parlare anche del suo futuro, e quindi a breve ci saranno tante novità che, con la condivisione insieme a loro, Luca e Ivan, insieme ai cittadini di San Luri Stato, cerchiamo di far diventare realtà. Sono Michele Pittau, responsabile del progetto grafico di STAI, la storia di San Luri Stato. L'unione di due realtà, Disegni di Bid e Spazio IT, ha reso possibile la realizzazione di questo progetto. Cos'è Spazio IT? È un posto in cui ognuno di noi ha il suo spazio per acquisire competenze, esprimersi e crescere insieme. Ivan non mi ha mai chiesto di seguirlo nelle sue imprese, ma mi ha reso partecipe dandomi la possibilità di raggiungere i miei obiettivi per continuare a crescere. Le lunghe riprese a San Luri Stato sono ormai terminate e ci stiamo preparando per partire a luglio a Budapest, invitati dalla Camera di Commercio ungherese grazie a Fito Mediterranea. E a ottobre a Rimini, invitati dall'Ennovelle Estetic per il più grande congresso di estetica internazionale ESPA, dove Ivan terrà una masterclass sull'intelligenza artificiale.
Ci avrei fatto piacere poter raccogliere le testimonianze di tutti gli abitanti di San Luristato, ma è un lavoro che noi di Spazio IT abbiamo realizzato fuori orario lavorativo e abbiamo voluto riassumere in 4 episodi la storia di San Luristato. E quindi non c'è stato realmente possibile passare da tutti e raccogliere testimonianze. Questo documento è un contributo al profondo sacrificio dei nostri nonni e dei nostri genitori, che hanno fatto sì che San Luristato diventasse vivibile. Vuole essere un invito a non perdere il senso di comunità che da sempre è stata la forza di San Luristato. Per me è estremamente facile ringraziare chi con passione si è dedicata a questo progetto. Da diversi anni ormai mi accompagna nel progetto di Spazio IT. Michele Pitao, che ormai da diversi anni collabora con me ed è diventato il mio braccio destro. Ragazzo giovane di età ma grande di cuore. Luca Meloni, c'è tanto da dire. È arrivato qui in Spazio IT, dopo un mese è esploso con il progetto che abbiamo condiviso, i disegni di Bidda. È lui il creatore ed è stato il più intervistato in tutta la Sardegna per oltre 2 mesi. Oggi, grazie anche a lui, questo documento è stato condiviso tantissimo, è arrivato fino negli Stati Uniti, fino in Olanda, e ci hanno chiamato e contattato diverse realtà per iniziare una collaborazione. Non avrei mai potuto realizzare questo documento, ma come non avrei mai potuto raggiungere altri obiettivi senza il loro supporto e senza la loro fiducia. Poi ci sono Giorgio e Linda, il nostro ufficio Spazio IT a Parma, che da remoto hanno controllato ogni nostro passo e ci hanno dato suggerimenti per far sì che arrivasse con una qualità maggiore. Federica Spiga e Marta Siddu, che ci hanno accompagnato con simpatia per tutto il percorso e ci hanno supportato, chi con un pranzo al sacco, chi con il trucco, non posso dire col parrucco nel mio caso, ma per altri sì. Insomma, è stata una bellissima avventura che si è chiusa con la testimonianza del nostro sindaco, nonché neo consigliere regionale, che da subito ha condiviso questo progetto. Insieme a Alberto Urpi sono sicuro che si potranno portare avanti delle proposte interessanti per il futuro di San Luristato.